siamo fermati a Costa Mameli. Mameli? Eravamo a Palma. La Palma del Condado. E adesso siamo in Costa Mameli. Siamo venuti vicino al mare perché volevamo fare una mezza giornata con i piedi nell'acqua. E ci siamo fermati in questo parcheggio, su questa statale che costeggia tutta la costa. Tutto il parco. Tutto il parco di Dognana. Da questo lato di qua ci sono le... Di là ci sono tipo delle dune e poi c'è l'oceano. Andiamo a vedere com'è. Ci sta bene qua, ci siamo fermati all'ombra di questo pino. Zio Pino, grazie. Ci sono altri van. C'è uno Sprinter 4x4 molto carino. Siamo all'interno del parco di Dognana, all'interno, nella zona, nell'area. Dove ci sono le linci. Dove abbiamo detto ci sono addirittura le linci. Comunque adesso stiamo andando a vedere la spiaggia. Questo è il sendero di questa Mameli. Maneli, ah non Mameli, Mameli è quello dell'inno, ecco. Quello dell'inno nazionale. C'è da fare un pezzettino a piedi, carino. No. Ah sì. Vabbè, chilometro e mezzo, chilometro e tre non lo facciamo, è molto, vediamo, vediamo molto meno sono. Di 30 minuti, però. Sono le 15:24. Per tutto dipende da quanto ci fermiamo a fotografare per il libro, però. Caramas l'abbiamo messo là, vicino allo sprinterone. Così fanno amicizia e si conoscono un po'. Come al solito c'è il vento, perché il vento qui non manca mai. Guarda quanto è rossastra questa sabbia. Eccolo là che era mascolo sprinter. Guarda come pomiciano. Sentiamo la musica. Questo grado di... Parco naturale, ma è il nome però, Sì, no, dico, ma scrivono solo in spagnolo. Sì, lo so, però dico Medano, ho detto che vuol dire, è il nome, cioè. Sì, Medano. Ah, c'è poi una specie di falese di sabbia. Allora, volevamo dire anche una cosa. Allora, abbiamo già fatto un video in cui abbiamo un po' spiegato in modo veramente breve e sintetico, insomma, alcuni dei motivi che ci hanno portato ad intraprendere questa scelta di vita in questo momento. Però forse un'altra, insomma, delle cose importanti da dire è che semplicemente questa è la nostra scelta, e come avrebbe potuto essere qualsiasi altra scelta, sì. Come vivere in una casa di legno, campagna. In una casa in montagna, in campagna, in un altro paese, come probabilmente sarà magari nel futuro, non esatto. Lo sappiamo, ma la motivazione super partes è che è semplicemente la nostra scelta, esatto. E come tale nessuno è in diritto di giudicarla. E così come a noi non interessa giudicare scelte di nessuno, perché sono tutte scelte rispettabili. Legittime.
Scelte legittime, ognuno sceglie, cerca di scegliere, si spera che ognuno cerchi di scegliere il meglio per se stesso, esatto, per la propria vita. C'è esatto. chi lo fa e c'è chi si impegna a farlo e c'è chi si impegna a non farlo. E per noi è... Ed è una scelta anche quella. Esatto. E sappiamo bene che è una scelta meno conforme di altre scelte. Certo. E di questo ne siamo ovviamente consapevoli, perché è una scelta che fa un po' a qualcuno, e di fatto è anche così, sembra quasi una regressione, no? dell'essere civilizzati, perché sono state che si rinuncia a tante cose. Esatto. A tante comodità. Per noi, questo, cioè, noi di questo ne siamo consapevoli, perché ovviamente ci scontriamo tutti i giorni con i limiti che piccoli spazi, funzionamenti diversi rispetto a quelli di una casa tradizionale, tradizionale in Occidente, anche lì bisogna un po' il concetto di tradizionale è molto vago. Ma comunque ci scontriamo tutti i giorni e li conosciamo molto bene. Però per noi questo non è un problema, non lo vediamo, non li vediamo limiti così grandi per poter dire rinuncio a questa scelta. Al momento non è così, magari accadrà, arriverà quel momento, magari no, magari non lo sappiamo, perché noi ci siamo oggi, non ci siamo domani, non vogliamo preoccuparci di qualcosa di cui sentiamo il bisogno di occuparci nel momento opportuno. Esatto. Ci vogliamo preoccupare di cose che ancora non sono successe e forse mai succederanno, quindi tendenzialmente cerchiamo di vivere al meglio, come abbiamo già detto, il tempo che abbiamo, la vita che abbiamo, facendo le nostre scelte come abbiamo sempre fatto. Per costruirci e per nutrire anche la forza per poter affrontare tutto quello che accadrà domani, esatto, che oggi non possiamo sapere. Crediamo nella libertà quindi... di scelta di ogni individuo, e questo credo che sia un valore che dovrebbe essere condiviso a livello proprio planetario, sul genere umano, e crediamo anche nel rispetto delle scelte degli altri, solo questo. Cacchi fumati! Siamo fumati galanti! Bello scemo! Un'altra bella, bellissime, queste sono belle da tenere anche come sottotazza, bellissime, ma fa qualcosa, bello. Un relitto, abbiamo fatto, sì, esatto, quasi 6 km a piedi su questa spiaggia deserta, ma in realtà non sapevamo che c'era, quindi c'è qualcosa di rossastro in questa sabbia, vedi, c'è proprio delle... camera. Vedi questo qua io. Questo gliel'hanno tagliato un pezzo, non so. Sono pure fatti i graffiti sopra.
pesce. Hola. Arrabbiata oggi. Ma no, indaffarata. Indovina, indaffarata? Insomma, noi abbiamo fatto delle cose. Racconta, racconta. No. Poi, giornate che devono essere tranquille, in realtà si rivelano super impegnate. Impegnative. Indovinate dove stiamo andando? A fare la lavadora. Quanto è bello fare la lavadora. In quel momento fare la lavadora. Monetine per la lavadora. Palma del Condado. Allora, è molto simpatico perché ogni bucato è una scoperta, perché ovviamente ogni bucato lo trovi una lavanderia nuova e quindi la ricapisci come funziona la lavatrice, che... scusami. Vabbè, ma perché non gesticola mai? Cioè, quando se vi capita, vi capiterà mai di parlare, te sta a fianco a Fede mentre parla, dovete stare a 3 metri di distanza, perché sennò vi arriva una pizza in faccia. Perché ste mani volano, vedo. Vabbè. Comunque sì, è una scoperta, è sempre una scoperta, adesso dovremmo capire... Ah, poi cosa importantissima, scusa. Ne mia fa. la quantità di sapone che c'è. Dove? Perché nella lavatrice... Allora, perché in molte lavatrici... Allora, molte lavatrici hanno la... il sapone, l'ammorbidente integrato, però che succede? Che nonostante ce l'abbiano integrato, magari la lavatrice è quella da carico pesantissimo, quindi tipo di, non so, 20 kg, ce ne hanno troppo poco, e quindi io rinforzo con una pastiglietta in più perché mi piace avere il bucato profumato. Tutto ciò non so se dove stiamo andando, perché credo che la lavatrice si è rivelata un mezzo impiccio. Siamo un casino allucinante. Ma tra l'altro non sanno neanche di prima. Questo è il secondo round. Sì, abbiamo fatto, infatti stavo dicendo, abbiamo fatto 2 giri a vuoto, perché prima ce n'era una che era completamente... c'erano solo 2 lavatrici ed era tutto pieno. Poi ne abbiamo cercata un'altra uguale. Pieno di gente. Secondo giro, seconda corsa, e adesso siamo riusciti a metterne una. Una sola, perché nella lavanderia c'erano solo 2 lavatrici, una era occupata, quindi abbiamo messo le cose più importanti, cioè le lenzuola, esatto. Senza le quali poi non avremmo dormito stanotte, quindi sì, non che abbiamo solo un paio di lenzuola. Sì, sì. C'avevamo solo un paio di lenzuola? Sì. Questo non lo sapevo, pensavo fosse una cosa di comodità, tipo metti e togli. No. Vabbè, quindi abbiamo solo un paio di lenzuola. No, perché in ordine di fa spazio dobbiamo pensare, cioè... Sì, abbiamo ottimizzato e quindi niente, adesso 46 minuti, l'abbiamo messa circa 5 minuti fa. Infatti sto pensando che è molto stupida sta cosa. Ci abbiamo un paio di lenzuola, ma ci abbiamo più coppie di asciugamani, è stupida come cosa. Non lo so. Vabbè, non si può fare altrimenti. Ecco, questo è un altro limite del avere poco spazio, cose che magari in una casa normale uno pensa, dà per scontato, no? Non aprire l'armadio, non so dove, uno mette le lenzuola e avercene almeno 2 cambi. Sì. Sì, almeno 2, così se una volta sei impicciato a lavare o non ti si sono asciugate, hai la possibilità di avercele disponibili. Invece noi con questa scelta no, abbiamo deciso che dal momento che la maggior parte delle volte facciamo la lavatrice nelle lavanderie automatiche, occhio che andiamo in mezzo alla strada, abbiamo deciso di avercene un paio solo, perché tanto nel momento in cui lo togliamo andiamo a lavarlo, dopo un'ora se la lavanderia è libera, sono asciutte, quindi si può rifare tutto. Come va? Male. Che ore sono? Sono le 20:42 del 17 aprile. E stiamo ancora, come si dice a Roma, a caro amico. E ancora abbiamo davanti a noi 12 minuti.
sperando che sia la veritieri, che... Vabbè, ma sai cosa facciamo tra un po'? Apriamo? Vediamo. No, apriamo e sentiamo se si stanno veramente asciugando. Tu quanto hai messo qui? 18? 18. Allora, quando vi diciamo che non è così facile, perché non è tutto rose e fiori, è anche questo. Cioè, che è successo? Niente, oggi praticamente abbiamo avuto la bella idea di pulire il frigo. Quindi l'abbiamo scongelato, sbrinato, fatto ripartire, il tutto però con il camper all'ombra. Perché c'era troppo caldo e quindi volevamo, insomma, mantenere una temperatura umana. Sì, molto ingenuamente... dato per scontato che il frigo sarebbe riuscito tranquillamente a ritornare in temperatura senza problemi. Invece col caldo che ha fatto, se qui in questi giorni siamo comunque sopra i 30 gradi e quindi ovviamente il frigo per riportare in temperatura ha consumato un sacco di watt. Quindi siamo tornati prima dalla lavanderia con la sorpresa della batteria completamente giù. A zero, ma proprio zero totale. Soltanto che erano le 9 di sera, avevamo una fame tremenda, no, forse qualcosa di più delle 9. No, ormai 10, poi 11. Quindi... sì, sono le 11. Come... abbiamo iniziato a girare come delle trottole per ricaricare un po' la batteria, ma è talmente giù che... spegnere il frigo, stare col motore un po' acceso mentre preparavamo un boccone. E quindi niente, anche questa è la vera vita in camper. Quindi scusateci se non si vedrà un... si vedrà nulla, sarà un vino però... buio, un vino nero. Però ascolterete. Però questo è quanto, adesso stiamo tornando dove stavamo prima perché almeno stiamo parcheggiati tranquilli. Questa notte il frigo lo lasceremo spento. Poca roba che c'è dentro, fortunatamente oggi abbiamo fatto un po' di spesa, ma poca, nemmeno troppa, speriamo che non faccia scherzi. E poi domani speriamo che il sole ricarichi, altrimenti sì, dovrà provare... il sole ci sia uno... No, sì, adesso è stato. Che dia una bella... collegherò subito domani mattina, anzi stasera, dopo aver parcheggiato l'altro pannello, in modo tale che domani mattina appena sorge il sole... ci sia proprio la carica fino alle prime ore della mattina. Ma temo che mo basta, che è tutto nero.